Salve a tutti e benvenuti a questo quindicesimo gameplay di Darksiders 2. Come potete vedere ci ritroviamo alla schermata dei salvataggi da ora in poi, già dalla scorsa volta, ma anche oggi e nei video futuri riprenderò sempre da qui, così ci dà un riepilogo anche delle cose precedenti che abbiamo fatto e dei nostri obiettivi, come potrete vedere adesso. Bah. Niente, iniziamo. Accetta. L'avventura fino ad ora. Il cavaliere trovò un tempio e con un giro di chiave svegliò un gigante dal suo sonno. I creatori hanno bisogno di me, tuonò il custode. E così partì, in cerca della loro unica speranza. Come avete potuto vedere, ci dà questo breve riepilogo che però... Anzi, più che un riepilogo è il nostro obiettivo, perché dobbiamo ancora finire di trovare i cuori dei creatori qua. Non mi ricordo se sono cuori o cosa. Comunque sia, qua ci troviamo dove ci siamo fermati martedì, per cui qua della muraglia cinese, richiamata muraglia cinese, non so, qua c'è un... Cosa dovrei fare? Dovrei scendere, credo di sì, per cui io scenderei così. Allora, mi lascio andare. Ah, tranquillo, benissimo. Qua cosa c'è? Sott'acqua c'è qualcosa? No, non credo. Comunque andiamo a dare un'occhiata che non fa mai male, guardare sott'acqua. Tanto non ha problemi di stare troppo tempo in apnea, perché a quanto pare lui è nato pesce, per cui ha le branchie ovviamente. Allora, risaliamo. Perfetto. Che potrei mai dire? Qua c'era un clicca LR. Vabbè, ma sono tutte sciocchezze queste. Allora. Perfetto. Ah, giusto, comunque ancora non sono riuscito a scoprire come sostituire il braccio, però mi sono fatto un po' di idee, per cui controlliamo. No, non sembra che funzioni cliccando il tasto quello per utilizzarlo. Come dovrei fare allora? Così ho usato la pozione. Devo selezionarlo, per cui devo usare il mouse. Nulla di più semplice, ma neanche nulla di più complicato. Perché mi... Non capisco questa funzione. Perché mai dovrei usare il mouse se uso il joystick? Ma comunque... Non importa, dai. Mulino. Ah, ecco qua, così adesso vado a prendere anche... la Madonna. Con una leva ho sbloccato 300.000 meccanismi, non so neanche io, che roba è questa qua.
Allora, devo tornare indietro. C'è un forziere. Attenzione, attenzione. È proprio là di fronte a me. Là ci siamo. Vai così. Molto bene. Piano piano col tempo sto imparando anche... Imparando. Mi sto ricordando le combo che devo... Che non me le ricordavo. Nello scorso episodio. Vai così. No! La stavo anche per utilizzare. Vabbè, l'importante è che... Per cui c'ha i suoi lati positivi spaccare sempre tu. Sì, certo che sì. Ho preso i guanti, però sono guanti da sì, da difesa, non da attacco come quelli che ci sono. Boh, non so neanche come descriverli questi guanti. Comunque sia. Ah, è per prima. C'hai spaccare sempre le cose, i vasi, quelle robe lì. Perché come avete potuto vedere si può sbloccare degli scrigni nascosti da quei meccanismi. Perché il corvo è ancora lì, non lo so. Questo mi mette in ansia. Controlliamo se mi conviene equipaggiare questa roba oppure no. Quelli che ho su 92 102. No. Il corvo ha fatto tutto il giro ed è tornato per di qua, ovviamente. Come giusto che sia. Aspetta, meglio gettarsi giù da dove dice il corvo prima di fare una brutta fine. Allora, corvo. Sì, lo so che ti chiami Tom Tom, ma scendiamo da qua. Che tuffo atletico, ragazzi. Mica cazzate qua. Lui sì che è un vero atleta, oltre che ad essere una vera scimmia. Qua c'è carne. Ma tutto bene, ti ho preso. Dai, zitto. Ah, giusto. Salta su, cavali. E stai iniziando a già stufare. Ti lancio io. Datti da fare allora. E lanciami. Potevi lanciarmi anche prima, pirla. Allora. Mi ha dato la chiave. Vabbè. A sto punto non mi serve più la pistola. Ah, ho capito cosa serve. Beh, ma comunque prima voglio andare a controllare. Intanto voglio vedere cosa c'è qua. Dopo di te. Che cosa vuoi? Non spaventarmi in sta maniera, carne. Che sto dando un'occhiata in giro perché non trovo. Ah, eccolo qua. Vedi di non farti schiacciare, intesi? Mette paura sta. Cosa ci dovrei mettere lì? Lì c'è, sembra un posto per questa sfera qui, per cui sposterei subito il gigante qua. Poi magari mi serve la sfera.
Non lo so. Cerca di non farti schiacciare, cavaliere. Mi è venuto... Boh. Proviamo. Questo si può attivare? Attenzione. Perfetto, che sesto senso che ho avuto. Cosa diamine sarebbe successo? Non so cosa mi sia servita sta cosa qua di far cadere sto affare qua. Allora, apriamo la porta. Dammi una mano, Carla. Sfatica. Qua cosa c'è? Niente. Piante. Che cavolo? No, non mi piace sto. Lasciagliele menare. Allora, difesa, perfetto. Alla fin fine dell'equipaggiamento, io l'equipaggio subito solo quello che... Ah, ecco cosa serve la sfera. Solo quello che mi... Che vedo che ha... Che ha i bonus migliori di quelli che ho già su. Perché è più inconveniente, ovviamente. Così non sto lì a perdere tempo, neanche andare nell'inventario, guardare tutto quanto. Vedo che è verde, equipaggio subito. Stavo sbagliando strada. Allora, torniamo indietro. E la sfera è qua. Comunque sia, non so dove vada. Ma per il momento non mi interessa, sinceramente. Sempre. Anche se prima avevo una mezza idea di saltarci su sopra un libro. Ah, Gesù. Cristo santo, portarla tu sta sfera qua. Dice che la devo portare sempre io. Non stai facendo niente. Sei venuto ad aiutarmi, ma l'unica cosa che sai fare è lanciarmi da un posto all'altro. Basta. Questo è tutto il tuo aiuto. Devo ancora ricevere i soldi o comunque sia la ricompensa che mi avevi promesso per il piatto, la leggendario, per l'elmo. Non ho ancora visto un centesimo. Le promesse che mi ha detto. Qua c'è il cuore laggiù, sì. Però prima si fa un po' di roba. Perfetto. Pozione. Altra pozione. Impossibile. Vabbè dai, non importa morte, basta che non ti deprimi.
Ah, giusto. Stavo per fare un tuffo nel vuoto. Non agitarti, cavaliere. Ci penso io. Dove vuoi che la metta? Conto su di te, ovviamente. Finalmente che fai, finalmente fai qualcosa, almeno farla bene. Qua bisogna tornare indietro adesso. Tom Tom, guidaci tu. Questi che cavolo. Ma non ci posso fare. Ma cos'è sta roba? Sono nuovi mostri e questi ti congelano anche. Non vi vergognate neanche un po'. Ho preso un pezzo di armatura. Mi stanno cadendo le cuffie, ma vabbè. Karn, tu vai avanti, sai la strada senza neanche aspettarmi. Un po'. Quindi mi ha fatto vedere quel posto lì, ma non ho ancora capito cosa mi serve. Ah, adesso ho capito. Lasciati, lasciati. Oh, calmo. Hai solamente saltato, eh. Allora, spero di andare dalla parte giusta. Sinceramente non lo so. Spero solo che sia il luogo giusto. Beh, Tom Tom dice di sì, per cui dovrei fidarmi in teoria. Qua non so neanche più dove sono. Qua è tutto pietrificato. Beh, ovviamente la lava si è solidificata. Che diamine sta succedendo? Ah, devo attivare il gigante. Perfetto. Ma cioè, non so. Questo non si può rompere. Ovviamente. Scendi, scendi, scendi. Ok. Dove sta andando? Perché adesso è di là? Sei completamente stupido? Cosa diamine mi stai dicendo di fare? Allora, prima di tutto equipaggiamo il braccio. Ah, guardate qua, c'era scritto segna. LB, ah, LB, per cui fatto. Adesso ho anche la nuova combo. La nuova combo, quella che avevo ma che non ho mai usata, ovviamente.
Vabbè, per cui questa è la strada sbagliata in poche parole, giusto? Come potevo immaginarmelo, sì. Infatti, credo che dovevo andare per di qua, aprire il cancello, anche se non so come. Ah, giusto, giusto. Scusami, Karn, mi son dimenticato di te, in poche parole. Solo dai, non farci. Puoi anche metterla giù, quella cavolo di pietra, però. E tenermi alzata la porta senza che io faccia 300.000 giri. Vabbè, non è questo il problema, in fondo. Cosa ben più Vita importante. scorre dal cuore alla pietra. Stai zitto, per l'amor del cielo. Un'altra pietra, andata. Perfetto. Molto bene. Dove sta andando Karn? Punto di domanda. Mi sta insospettendo. Vabbè. Karn vorrebbe Questa lanciarmi parte. dall'altra parte. Comunque sia, questo episodio lo concludiamo qui. Dopo aver recuperato la seconda. Secondo cuore, il pezzo d'anima. Adesso non mi ricordo cosa Ti sia. prendo, Credo cavaliere. Salta su. che sia il cuore dei creatori, se non sbaglio, il frammento di cuore. Dopo aver recuperato questo secondo frammento di cuore e averlo portato qua dal golem, cosiddetto Ho golem lanciato pietre più grosse di te. di pietra, concludiamo qua l'episodio. Per cui continuate a seguirci sul nostro canale di Salta su, YouTube, cavaliere, ti lancio votate io. i video, commentateli se ne avete voglia, seguite anche tutte le altre serie, quelle che vi interessano ovviamente. Vabbè, Datti da fare, allora. l'ultima pietra, cioè la terza, quella che sarebbe per risvegliare completamente il golem, la prenderemo nel prossimo episodio, per cui continuate a seguirci per sapere Da come questa andrà a parte. finire. Per questo episodio è tutto, ci vediamo nella prossima puntata, ciao a tutti da Ero il Matto.